Allora, iniziamo dicendo una cosa. La Cate Blanchett ha sdoganato la mascherina chirurgica, quindi basta mascherine abbinate e out. Mascherina chirurgica, che è pure più sicura. Io sdogano l'abbinamento preservativo del microfono col vestito. Ok. Detto questo, vi sottopongo all'americanata dei fogliettini perché è la mia coperta di Linus, insomma. Poi ho scritto cose troppo carine, se poi me le dimentico mi incazzo quando vado a sedere, allora meglio così. Oggi siamo in due qua, perché noi siamo un duo, io e la mia sindrome dell'impostore, che mi accompagna ovunque. Io sono Michela Calculli e l'anno scorso vi ho tenuti qui parlando di disgrazie come le cartelle esattoriali e la fatturazione elettronica. Quest'anno alziamo l'asticella, parliamo di pandemia globale. Ok? L'anno prossimo, non so. Comunque, cosa faccio? Prima qualcuno me l'ha chiesto, ma tu cosa fai? Io sono una blogger professionista, nel senso che lo faccio proprio di professione per gli altri, quindi non solo sul mio blog, che spesso è un deserto perché scrivo troppo per gli altri e non ho tempo per me, e content creator da un po', diciamo dalla pandemia posso definirmi content creator, poi lo scoprirete perché. E adesso, nel momento in cui vi parlo, quindi siamo ai primi di settembre, ho già sfondato il mio record personale di fatturato annuale degli anni precedenti. Ma credo di averlo fatto già verso giugno, adesso non ho fatto i conti però. Non ci posso credere, quindi e, a sensazione. E l'ho fatto pur non producendo mascherine e gel disinfettante. Quindi allora, in realtà questa storia inizia prima della pandemia, inizia più o meno al freelance camp dell'anno scorso, che si è addossato a un evento importantissimo, cioè il compimento dei 40 anni. Quel momento di svolta dove dici adesso io o faccio le cose in un certo modo oppure insomma mi ho perso tempo. Ed è stato il momento in cui, tra due freelance camp, altri eventi, altre cose, in cui ho capito che il mio lavoro era un lavoro vero, perché non lo prendevo sul serio neanche io. È stato dal 2012 al 2019 il ripiego per la conciliazione, vita-famiglia, perché avevo due bambini. E così mi potevo gestire da sola, no? Prendere i carichi. Ma non l'avevo mai preso sul serio e soprattutto non lo consideravo qualcosa da far crescere, da coltivare, da promuovere. Tra l'altro, in questi ultimi 10 anni, perché sono mamma da quasi 10 anni, fra una settimana compio il mio compleanno da mamma da 10 anni, ho scoperto che in realtà l'unica via alla conciliazione ad oggi disponibile a tutte noi, parlo al femminile, è la condivisione dei carichi fisici e mentali con l'altro genitore, tipicamente il papà. Non aspettiamo che cali dall'alto la conciliazione, perché se non cala, non cala. Ok, detto questo, a gennaio ero bella determinata. Le cose stavano andando bene, avevo un piano, volevo crescere e ci stavo riuscendo. A febbraio, finalmente, perché vabbè, gennaio è un po' se l'è mangiato le vacanze di Natale, a febbraio finalmente sfondavo un mio record di fatturato mensile. Quindi ero contentissima. E a marzo avevo in programma quattro cose importantissime. Avrei per la prima volta presentato un libro sull'educazione finanziaria. E io sarei stata la presentatrice in qualità di esperta del settore e avrei dovuto intervistare l'autrice. Avrei dovuto tenere un talk con una consulente finanziaria sulla gestione delle finanze dei freelance. Avrei dovuto partecipare a un evento di comunicazione in cui fare networking e avrei dovuto firmare un contratto, il più grosso della mia carriera, un contratto annuale molto consistente su un progetto molto bello. E il 21 febbraio è cominciato a svanire tutto. Mi hanno annullato la presentazione del libro, poi hanno annullato il primo evento, il secondo evento. Comunque questa storia la conoscete, perché ci siete passati tutti. Il vostro marzo è svanito nel nulla. E in quei 17 giorni, tra il 21 febbraio e il 9 marzo, quando poi ci hanno chiusi tutti in casa,
Il paese piano piano si è fermato, si è spento, perché c'era qualcosa di più importante a cui pensare. Io però, oltre a vivere di sindrome dell'impostore, ho un altro difetto. Io prendo tutto sul personale, anche la pandemia globale. Cioè, io dicevo a mio marito, ecco, vedi, io non devo fare carriera, l'universo me lo sta dicendo. Cioè, sono i primi 2 mesi in cui voglio aumentare il fatturato, voglio lavorare di più, voglio fare cose più belle, voglio aumentare i prezzi. E invece è crollato tutto, marzo non faccio più niente, chiuderò la partita IVA. Cioè, proprio l'ho presa malissimo. Male al punto tale, oltre alle ansie da, diciamo, malattia, perché, insomma, non stavano succedendo cose belle intorno a noi. E quindi io, il mio desiderio al 9 marzo, mettiamo al 10, era quello di andare sotto il piumone e uscirne quando ci avrebbero dato i liberi tutti. Cioè, ne avrei voluto fare solo quello, stare sotto il piumone a non far niente. E io poi sono melodrammatica perché sono del segno dei gemelli e sono meridionale. E infatti ho una passione assurda per le telenovelas che mi hanno fatto da antidepressivo durante tutto il periodo del lockdown. Ma non telenovelas così, io le guardo tutte, dalla Colombia alla Turchia, alla Cina, al Vietnam, Corea del Sud, Grey's Anatomy, tutto. Tutto, io le guardo tutte. E quindi, con l'antidepressivo, all'inizio, guardavo telenovelas sotto il piumone. In più, mi è crollato il mondo addosso quando, andando sui social, ho iniziato a vedere che quelli del mio settore sono impazziti. Cioè, voi vi ricordate che vi tiravano con le catapulte, i webinar con le catapulte, al piccolo prezzo del vostro indirizzo mail, che adesso sarà intasato di offerte speciali, immagino, quest'estate. E quindi io vedevo tutti che si attivavano, facevano, io volevo star sotto il piumone, quindi è stato pesante, oltre al fatto che comunque mi sentivo inutile anche a livello, diciamo, morale, perché per esempio ho visto tante persone del nostro settore dare una mano sulla didattica a distanza, e quella era una cosa bella, non era solo una questione di autopromozione, si stava dando una mano per una difficoltà pazzesca. Mi sono appannata il vetro. Però c'è un motivo per cui io non sono potuta stare sotto il piumone, anzi tre, 2+1. Uno di 6 anni, uno di 9 anni e uno di 42 che stava già avendo dei problemi col lavoro prima che arrivasse la crisi. Quindi io dovevo darmi da fare, se no non si mangiava. E quindi sono uscita dal piumone. E mentre uscivo dal piumone sono stata travolta da un mix di lucida consapevolezza, velocità di esecuzione e bucio martellone docet. E se non sapete chi è martellone, non siamo amici. Ok. Lucida consapevolezza. Ho deciso di gareggiare su di me e non con gli altri. Che la gara era tutta mia. Non dovevo guardare quello che facevano gli altri. Dovevo guardare quello che facevo io e quello che facevo bene. Perché imparare cose nuove in quel momento in cui ero in ansia, non ce la potevo fare. E io cosa so fare bene? Chi mi segue sa che so fare bene una cosa: spiegare le cose difficili. Proprio lo faccio benissimo, e lo faccio benissimo da prima di rendermene conto. Sono andata indietro nel tempo e mi sono ricordata che quando facevo la schiava in uno studio di commercialisti, i clienti anziani chiedevano alla segretaria della dottoressa Michela, perché la dottoressa Michela non dava l'F24 che poi quelli se ne andavano piangendo. Li portava in sala riunioni, si sedevano, gli spiegava perché erano usciti quei numeri, cosa succedeva, come fare a pagare un po' più piano, eccetera. E quindi poi se ne andavano non contentissimi, ma nemmeno disperati. E quindi mi sono focalizzata su quello che so fare bene e sulle mie materie, perché io scrivo principalmente di economia, finanza e fisco. Quindi ho deciso di non imparare cose nuove come hanno fatto tutti gli altri, no, durante la pandemia. E poi ho chiuso il mio canale Telegram, ho smesso di aggiornare attivamente gli altri canali e sono rimasta attiva su Instagram e basta. Ho proprio deciso di ridurre al minimo
la dispersione di energia, perché non ne avevo energie, ero molto, molto agitata, anche perché nella mia famiglia uno di noi ha una fragilità e quindi se per caso succedeva qualcosa finiva dritto rianimazione, quindi abbiamo avuto comunque, cioè, avevo i problemi di tutti. In più, col lavoro che faccio, non potevo neanche isolarmi dalle news, perché io mi occupo di economia, finanza e fisco, e quindi dovevo seguire le news e quindi leggevo anche le altre news. Non potevo dire non voglio sapere cosa sta succedendo, i numeri, le cose. Ero molto esposta. Questo è quello che ho fatto io. Ma io non sono una persona sola, ho una famiglia, e quindi mi hanno aiutato i miei minions, i due più uno. Si sono organizzati tra di loro, mi hanno lasciato la camera da letto con la scrivania, creando un ufficio dove io ho iniziato a lavorare più di quanto lavorassi prima. E poi, verso l'inizio di marzo, cioè un poco dopo il lockdown, è iniziato a circolare un numero che a me mi ha fatto accendere la lampadina. Il numero è 25 miliardi. Era l'importo del primo decreto, il decreto Cura Italia, che voi ricorderete per i 600 euro alle partite IVA, solo per quello, ok? E solo che 25 miliardi a me diceva una cosa, mi diceva che mi dovevo mettere in modalità legge di bilancio. Io ogni anno, arrivato fine settembre, non ho più una vita, nel senso che devo proprio stare dietro all'iter della legge di bilancio, che inizia il 15 ottobre, che è dove approvano la prima bozza, e finisce il 31 di dicembre. E quel numero mi ha detto che quello stava succedendo di nuovo, e stava succedendo in un momento dell'anno anomalo, perché la legge di bilancio 2020 valeva 32 miliardi, quindi stavano per fare un decreto che era una finanziaria. Cioè, a chi di voi è sembrato poco? No, non era poco, era già una finanziaria, cioè ne avevano già messi a bilancio altri 32 a dicembre, quindi era importante. E cosa ho fatto? Ho iniziato a mettere insieme le voci su questo decreto di Cura Italia, che non è uscito fino a metà marzo, adesso non ricordo bene. Ho messo insieme tutte le voci e mi hanno invitato a un webinar dove, insomma, quelli che si stavano impegnando a fare i webinar mi hanno invitata a uno di questi, dove ho raccontato che cosa c'era, diciamo, in pentola, anche se il decreto non era ancora operativo. Il webinar non era ancora finito, io ho finito il mio intervento, sono andata su LinkedIn e su LinkedIn ho trovato un messaggio. Ho visto il tuo talk, mi mandi una mail con le tue tariffe e le competenze? Un nuovo cliente che ha seguito quello che stavo dicendo e attualmente è un mio nuovo cliente. Ok, in più ho una collaborazione con un quotidiano che per la prima volta, è l'unico quotidiano, cioè l'unico giornale per cui scrivo, gli altri sono blog aziendali, mi ha chiesto un editoriale sulla situazione delle famiglie. E io ho fatto il primo editoriale della mia vita, anche perché non sono una giornalista. E in più, sempre questo giornale mi ha fatto andare in diretta davanti a milioni di lettori a spiegare i decreti. Ma facendo un passo indietro, a metà di marzo è iniziata una cosa che ha molto a che fare con la mia passione con le telenovelas, cioè la telenovelas più bella d'Italia, Il Decreto, no? E io in quel momento sono diventata una bimba di Giuseppe Conte, nel senso che parlando continuamente di sti decreti, spiegando, hanno cominciato a mandarmi meme anche in privato, perché io ero una super fan di Conte per loro, perché insomma ero lì che... Invece quello che piace pensare a me è che io da metà marzo ad oggi sono diventata una mediatrice culturale tra il governo e i cittadini, e penso, lo dico qua, lo mandiamo poi in onda, che il governo mi debba dei soldi per questo lavoro. Poi ho pensato un'altra cosa, cioè cavoli, mi faccio il culo, studio tutti sti decreti, che non so se avete mai visto come è fatto un decreto, non è che c'è scritto 600 euro al mese all'INPS, no, c'è un rimando a un'altra legge, con un rimando a un'altra legge, cioè tu devi fare il puzzle di 290 pagine, 300 pagine, insomma non è proprio facilissimo, e il più delle volte io vado alla fonte primaria, perché sinceramente se ne scrivono di cavolate, anche sui giornali titolati.
per cui non ho grande fiducia, quindi tendo ad andare alle fonti primarie, quindi INPS, Agenzia delle Entrate, decreti, governo, eccetera. Facendo tutti questi contenuti scritti, mi è venuta un'idea, ho detto ma magari potrei farne una piccola sintesi fatta a formato gallery su Instagram. Metto uno sfondo colorato, un font carino. In realtà cosa facevo? Facevo le stories, me le salvavo, poi le tagliavo, poi facevo il quadrettino e li caricavo sulla gallery. Perché Cristiano, tu dici, dov'è Cristiano? Dici che ci dobbiamo automatizzare. Io sono una di quelle pessime che piega le cose alla sua volontà, perché non sono capace. Insomma, facevano pure un po' schifo. Ok. Facevano un po' schifo, però la prima gallery spiegone sul decreto Cura Italia ha avuto un successone. Un successone talmente inaspettato che a un certo punto una deputata del Parlamento italiano, attiva su Instagram, ha iniziato a condividermi. E io, cioè, mi sono trovata una botta di follower. Certo, non ho ancora lo swipe up, non è che... Però io ho un gruppo di follower qualificati, nel senso che siete quasi tutti freelance, metà donne, metà uomini, insomma. Vabbè. Ho una bella platea. Ma la cosa... E lei è stata la mia prima fata madrina di questa favola, no? E poi ne è arrivata un'altra. È arrivata in DM su Instagram. Una persona che non conoscevo. Non so, cioè, la conosco perché adesso la vedo su Instagram, non ci siamo mai viste, che è venuta a ringraziarmi per i contenuti che stavo producendo e poi mi ha detto: Michela, senti, io sono una grafica, ti posso regalare una consulenza? Ti preparo io? No, dai, è stata carina, non voleva offendermi. Siete veramente pessimi, comunque, vabbè. Mi ha voluto regalare una consulenza. Deborah, ce la fai? Non ce la fai. Ok, mi ha voluto regalare una consulenza e quindi, ma una consulenza che, cioè, secondo me, una roba da qualche centinaio di euro, perché mi ha fatto tutto il PDF con lo spiegone della palette, del font che aveva scelto, mi ha fatto una base per Canva, così io sti cacchio di spiegoni adesso ce li ho fighi. Cioè, no, poi l'ho nominata, no, ma non è neanche necessario, io ti volevo ringraziare. E non è stata l'unica, perché lei mi ha ringraziato in questo modo ed è stato bellissimo. Io proprio una roba da... perché io sono una... ho una dipendenza dalla dopamina, anche se dicono che non è giusto, però una forte dipendenza, sarà la cosa delle telenovelas. E l'altra cosa, l'altro ringraziamento bellissimo è stati i feedback, cioè di tante persone che sono venute a ringraziarmi perché io non capisco niente di queste cose e meno male che ce le spieghi tu, oltre al fatto che ho raccolto un sacco di storie, belle, brutte, cioè ho scoperto prima dell'INPS che c'erano aziende che prendevano la cassa e facevano lavorare i dipendenti, insomma, ho scoperto tante cose. E le segnalavo alla deputata, perché visto che siamo diventate amiche nel frattempo. Il lockdown poi è finito. Piano piano siamo usciti. Io ne sono uscita con 3 clienti in più. E è arrivato luglio, stavo chiudendo luglio, stavo fatturando, perché poi facevo le ferie. E ho voluto fare un conto. E il fatturato di luglio 2020 rispetto al luglio 2019 era più 300%. Partivo da un cacchio, quindi non vi impressionate. Non mi mandate la finanza perché tanto non ce n'è. E allora, però, il prezzo lo conoscevo, ero stremata perché non avevo mai lavorato a quei ritmi e sicuramente non avevo mai lavorato con i figli in casa per 7 mesi. E soprattutto non avevo più spazio per nuovi clienti eventuali. E quindi da settembre, fatto passare, ho alzato le tariffe, non ai clienti storici ma ai nuovi, e ho preso una collaboratrice. Ho preso una collaboratrice che anche lì è stato frutto del caso. Stavo scrivendo nella chat delle superiori con le mie amichette del mio paese, io sono andata via dal paese 22 anni fa, però sono in contatto con loro e dicevo: ragazze, io ho un sacco di lavoro, devo trovare una persona. E una di queste ragazze mi ha detto: ragazze,
c'ha 41 anni come me, insomma. Ragazza, sì. Questa ragazza mi ha detto, prendi me. Lei non sa un cavolo di blogging, non sa un cavolo di SEO copywriting, non sa un cavolo di niente. Però è una donna che ha rinunciato al lavoro per i figli. Quando aveva il figlio di 2 anni, ha partorito 2 gemelli. È un avvocato abilitato, che non ha più esercitato. È una persona che scrive divinamente. E soprattutto, io non voglio una collaboratrice così, cioè io voglio fare proprio una cosa bella. E quindi ci stiamo provando. Tra l'altro, proprio mezz'ora fa mi ha mandato il primo contenuto fatto da lei in base alla mia formazione iniziale. Non l'ho ancora letto, sono molto emozionata, perché voglio vedere come va, ma sono sicura che andrà bene. E se questo esperimento va bene fino a fine anno, credo che ne prenderò un altro paio. Certo, non sono dipendenti, sono collaboratrici, cioè anche loro saranno freelance per me. Però voglio dare un'occasione a un altro paio di donne che hanno la stessa storia, cioè rinuncia al lavoro per la famiglia, livello culturale molto elevato, grande determinazione a ricominciare, che quindi è una determinazione che secondo me è molto più forte di un ventenne che inizia, e over 40. Avete domande? Vi do io una risposta. Il più figo delle telenovelas si chiama Can Yaman, è turco. Cioè, comunque non ho finito, perché questa storia è la mia. È ovvio che da questa storia mi direte, beh, grazie al cavolo, io lavoro per una struttura ricettiva a Roma, hanno chiuso, che cavolo aumento il fatturato a fare? Quindi non è utile. Però secondo me in questa storia 3 cose utili ci sono, e sono utili oltre la pandemia. La prima riguarda soprattutto le freelance femmine. Il lavoro di team in famiglia, il team è la cosa più importante, lo andiamo a dire in giro alle start-up, diciamocelo anche in casa. Bisogna lavorare come un'orchestra, perché se uno dei membri dell'orchestra stona, cade tutto. La famiglia funziona così. La gara bisogna farla prima con se stessi, prima di guardare quello che fanno gli altri. Quello che fanno gli altri solo se ci ispira, ci migliora, eccetera. Ma se ci mette ansia, chiudi e pensa a te stesso. E poi, in una situazione di crisi così profonda che ci ha coinvolti lavorativamente, emotivamente, perché io non so, magari qualcuno di voi è ipocondriaco, non credo perché non sarebbe qui, però lievemente ipocondriaco, quindi non è stato facile gestire anche a livello psicologico. Quindi focus e verticalizzazione possono essere una via di fuga mentale e utile, perché comunque emergi in un momento in cui tutti stanno sgomitando, e stavano sgomitando tutti, perché ovviamente si sono trovati l'agenda libera e quindi c'era tanta concorrenza, e ce ne sarà ancora di più, perché arriverà un'ondata di disoccupati. Perché adesso, parlando seriamente, fra un po' lo toglieranno sto blocco ai licenziamenti, e noi verremo attaccati da un mare di disoccupati che faranno dei corsi spacciati da chissà chi e poi vorranno fare dei mestieri per cui non hanno studiato a sufficienza. Per cui cioè, bisogna essere molto riconoscibili e verticalizzati. Poi magari state in pensiero o magari non ve ne frega niente, però io avevo quei 4 sospesi di marzo, volevo dirvi com'è andata a finire. È andata a finire che 2 degli eventi sono stati posticipati a ottobre, speriamo che si tengano. Il contrattone l'ho firmato e sto lavorando e sto fatturando e sto pure incassando già. E il libro l'ho presentato online, e se volete andare a dare un'occhiata c'è anche la mia IGTV sul bilancio familiare, abbiamo fatto l'intervista online. Fa schifo il video, Deborah, però adesso farò tutto per bene, metterò in pratica le idee. E questo è tutto.